I quadri del romanticismo sono numerosissimi, sono a Londra per lo più, alla Tate Gallery, che è il punto di riferimento per lo studio del romanticismo. E poi naturalmente in Germania al Goethe Museum, in Francia al Museo del Louvre, che alla pari degli altri specializzati conserva quadri imprescindibili per la visione romantica e il suo recupero. Ad Amburgo ancora per la serie dei musei, il Kunsthalle con Caspar David. Tra le tematiche romantiche accennate nel post, particolarmente sintetico e che presenta solo tre quadri, c'è quella del genio. L'arte romantica, considera il fatto che non si apprende nelle scuole, non si apprende attraverso lo studio, ma è frutto di una soggettività e di una, qualità innata che costituisce, la, base per, l'artista e per il genio. Che è la persona che riesce a mediare tra l'infinito e il mondo reale, il mondo sensibile. Il genio, quindi, difficilmente sottostà alle regole del mondo esterno, ha un'interiorità molto sviluppato e per questo non ha una vita regolare, ma più che altro sregolata e poco canonica. Un'altra delle tematiche interessanti per quanto riguarda il romanticismo è quella del anticipare alcune tecniche stilistiche che sono propriamente dell'impressionismo e a tutta prima, ad uno sguardo non esperto, parrebbe di vedere nei quadri romantici dei tratteggi dell'impressionismo, tant'è che si potrebbero quasi confondere, ripeto, ad uno sguardo non istruito. E effettivamente anche nei testi di storia dell'arte si tratta del fatto che alcuni autori anticipano, preludono a certe soluzioni tecniche dell'impressionismo. Si prende ad esempio di solito la scuola di Barbizon, che è un paese vicino alla foresta di Fontainebleau in Francia, dove il capo della scuola di Barbizon, che è Théodore Rousseau, usa delle tecniche di pittura che sono particolarmente vicine alle soluzioni impressioniste. Per quello che riguarda l'Italia di solito si parla di Antonio Fontanesi, che è comunque vicino alla scuola di Barbizon. L'editoriale sul romanticismo è tutto, potete trovarmi sul sito internet insidethestairecase.com, ancora sulla pagina Facebook omonima oppure sul mio profilo Twitter @enicodemi o anche su Teleidea, il canale 190 del digitale terrestre. Grazie per l'attenzione e di nuovo arrivederci.